Benvenuti a Vis-à-vis, mi chiamo Victoria Foulkes e il mio ospite speciale è padre Pedro Barajón, il magnifico rettore e professore di teologia dell'Università Europea di Roma ed anche autore dei molti testi illuminanti sulla spiritualità. Bene, buongiorno Vittoria, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, io sono una persona alla quale piace un po' tutto, Non ho confini. Sono partito molto dal tema delle scienze, mi piaceva molto la fisica, la chimica, la matematica. Poi la mia vita ha avuto una svolta e sono entrato in seminario, dunque lì ho cominciato a studiare latino, greco, umanità classiche, filosofia, teologia, però io sono uno che gli piace molto la interdisciplinarità dei saperi, cioè una unità dei saperi, perché credo che molti di noi abbiamo oggi, diciamo, una grandissima informazione in tanti ambiti. Abbiamo la parte emozionale nostra, abbiamo la spiritualità, abbiamo la relazionalità, abbiamo la scienza, ed è importante trovare un'unità, cioè la nostra società, che io vedo piena di sfide, però sfide positive, non, diciamo, alcune persone magari possono essere un po' negative sulla società, ed è evidente che questi fenomeni esistono. Io sono fondamentalmente pieno di ottimismo, di speranza, però è vero che ci porta un po' alla dispersione. Dunque credo che sia importante trovare un'unità. E questa unità io l'ho trovata nella teologia, che comunque ritengo che sia, non sia l'unica materia, disciplina che riesce a dare l'unità. Però credo che a me ha dato un punto di riferimento importante. Giusto. Partiamo proprio dall'università, dal vostro motto, formiamo persone, prepariamo professionalisti. Mi ha davvero colpito. Che cosa intendi? Allora, noi abbiamo visto, proprio parlando di questa tematica, che spesso, ed è logico, le università si centrano in discipline che poi fanno sì che preparano i giovani al mondo del lavoro, al mondo della professionalità. E il nostro mondo ha bisogno di buoni professionali, eccellenti professionisti in ambiti diversi, no? Noi abbiamo poi soprattutto scienze umane, però in ambito della scienza empirica, della scienza applicata, della medicina, dell'ingegneria. Credo che questo sia doveroso, avere una grandissima professionalità che va sempre nell'ambito di una sempre maggiore specializzazione. Però dietro il professionale, il professionista, c'è l'uomo, c'è la persona. E dunque potrebbe darsi questo paradosso, che c'è un grande professionista ma una cattiva persona, e noi non vogliamo questo. Vogliamo che ci sia un grande professionista, una persona che è eccellente nel mondo del sapere, teorico o applicato, però Codice lei morale. come persona è brava, e perciò diamo diciamo, importanza alla formazione etica della persona. E dunque da lì viene un po' il nostro motto, e per cui, poi magari ne parliamo, abbiamo corsi di ciò che noi chiamiamo formazione integrale, cioè che viene dal latino homo integer, cioè l'uomo completo, che deve avere sì una formazione specifica, ma poi alcuni corsi che ci danno questo aspetto più filosofico, più etico, più antropologico della persona. Kalos Kalos Kagatia. Kagatsia. Mi interessa come può un giovane scoprire il proprio mondo di pensare. Come Allora, il aiutarlo? giovane, tutti siamo stati giovani e possiamo esserlo sempre giovani, malgrado l'età. Faccio una piccola parentesi: quando il Papa Giovanni Paolo II è venuto in Spagna, l'ultimo viaggio, era anziano, aveva 84 anni, e ha detto ai giovani, si è presentato ai giovani quando li ha incontrati: io sono un giovane di 84 anni, per dire che la giovinezza è uno stato dello spirito. Però la domanda è come incontrare il proprio pensiero, come ecco, capire il mondo. Credo che la cosa bella del mondo è che è una scoperta. Cioè noi
E che, come dicevano i filosofi greci, no? Tutto inizia dalla meraviglia, dal thaumatzein, meravigliarsi. Credo che il giovane si deve meravigliare della vita, ma si deve meravigliare per trovare anche un suo proprio pensiero di se stesso. Cioè deve capirsi in questa dimensione positiva che noi abbiamo di un essere che può pensare, che può amare, che può conoscere, che può relazionarsi, anche se trova in se stesso una parte debole, una parte limitata, una parte che si dice, diciamo, nell'aspetto religioso anche peccaminosa, dunque parti oscure di sé e del mondo, però non deve limitarsi a questo, cioè deve comprendersi nella totalità del bene e del male che vive in noi stessi. Vado ad un giovane di secoli addietro, che era Sant'Agostino quando aveva 16 anni. Aveva un amico molto caro che è morto, diciamo una malattia improvvisa in poche settimane è morto. E nel libro delle Confessioni, un libro molto bello che io consiglio a tutti, quando suo amico era morto, lui si è trovato come perso nel mondo e dice questa frase: Factus sunt mihi magna questio. Io sono diventato per me stesso una grande domanda. Cioè non mi capivo. Allora, partiamo da questo fatto che il giovane cerca di capirsi, cerca di capire il mondo, cerca di dare al mondo un ordine, ma anche a se stesso, anche alla volontà che ha di amare, di emozionarsi, di creare. Allora, questo è un cammino, cioè il trovare un pensiero proprio, il conoscersi e conoscere è un cammino. Però io consiglierei a tutti due cose, che si cerchi sinceramente la verità e si cerchi sinceramente il bene e il bello. Cioè, per trovare un proprio pensiero, uno deve dire va bene, ma questo che penso è vero, mi porta al bene, è bello di questa bellezza così estetica ma trascendentale. Io sono d'accordo, però che cosa è la verità? Che cosa è la verità? Allora, questa è una domanda che ha fatto Pilato a Gesù, nel processo a Gesù. Ad un certo punto Gesù ha detto: io sono venuto al mondo per portare la verità. E Pilato ha chiesto a Gesù: ma che cosa è la verità? E il Vangelo di San Giovanni, che rapporta questo dialogo, dice che subito dopo Pilato è entrato al palazzo suo. Cioè, neanche aspettato una risposta. Perché non ha aspettato la risposta? Non lo sappiamo. Forse perché tante volte l'uomo si fa ecco, chiede che cosa sia la verità e poi ha paura di trovarla, la verità. Allora, che cosa sia la verità? Io posso dare una definizione molto classica, anche intellettuale, tomista, scolastica, però Accademica. credo che non è il caso. Comunque la dirò perché ha un valore, è l'adeguazione della mente alla realtà, cioè è vero ciò che io penso ed è conforme al reale, a ciò che esiste, cioè c'è una adeguazione tra la realtà e ciò come io vedo la realtà, perché la realtà può essere deformata dalle mie emozioni, dai miei pregiudizi, e dunque c'è una certa, la verità deve avere una certa obiettività, che è quello che la scienza, perché la scienza funziona? Perché la scienza cerca l'obiettività dove lì tutti gli scienziati possiamo dire va bene, questa scoperta è così, non è così, possiamo verificarla. Però il problema è quali sono le strade per arrivare a questa obiettività. Perché una strada è la scienza, ma un'altra strada Più empirica è più anche. empirica e l'altra è più l'interiorità, cioè cercare di capire me stesso. E lì è una grande avventura, ma è molto più difficile, perché quando uno penetra l'interiorità di una persona, li trova grandissimi spazi. Ci vuole tanta pazienza, Sì. specialmente ai giovani. Si dice che la scuola dovrebbe essere migliore della società. Lei è d'accordo con Allora, io questo credo pensiero? di sì, in questo senso, la scuola, la formazione, le università portano un aspetto di idealità, di idealismo, anche
dico una parola molto forte, ma credo che fondamentalmente sia vera utopia, cioè cercano, anche i giovani cercano sempre grandi ideali. Dunque la scuola deve presentare al giovane, al ragazzo, grandi ideali di vita. Poi la vita è molto spicciola, la quotidianità è fatta di eventi, ecco, piccoli, imperfetti, limitati, scontri. Però è vero, è molto bello che nella scuola presentiamo ideali, perché altrimenti se i giovani non hanno questi grandi ideali, non potranno cambiare il mondo. E una cosa che tutti noi da giovani vogliamo è cambiare il mondo, cioè renderlo più bello, più buono, più abitabile, più vivibile. Perché ai giovani interessano i temi ecologici? Proprio per questo. Perché vogliono un mondo buono, bello. Sappiamo che la sfida ecologica è difficilissima, però vogliamo impegnarci in questa Per direzione. se stessi e per le nuove Ecco. E generazioni. dunque credo che sia vero che la scuola deve avere questo aspetto di idealità. Poi dobbiamo dire, ragazzi, ragazzi, questi grandi ideali magari voi vi scontrate con realtà che non lo sono. Cioè dobbiamo dare anche un pizzico di realismo, ma non perdere l'idealismo buono e sano. Mi rifaccio a, io sono spagnolo, una l'opera letteraria più importante della letteratura spagnola, Don Quixote. Io tra l'altro sono di questa regione, di Don Quixote, e lì ci sono due personaggi, Don Quixote e Sancho Panza. Don Quixote rappresenta l'idealismo. Vede questi mulini a vento, pensano che sono giganti, cattivi, combatte contro questi mulini a vento. Sancho Panza è una persona grassa, proprio terra terra. E si dice che alla fine di questo romanzo Don Quixote è diventato un po' più realista e Sancho Panza un po' più idealista. Dunque noi tutti abbiamo queste due componenti. I giovani rappresentano oggi questo aspetto di idealismo, che non lo devono perdere. Lo volevo proprio dire che noi tutti abbiamo questo aspetto della Don Chisciotteria dentro di noi. Dal punto di vista della Chiesa, dovrebbe esistere un'educazione civica, laica, cioè come da 3 anni quasi si studia nelle scuole in Francia, ad esempio. Non so se lei. Sì, allora si studia in Francia, si vuole mettere in Spagna, mi sembra che anche in Italia, non so fino a che Sì, un'ora punto. a Sì, settimana. allora noi crediamo che sia giusto, che sia buono. Ci sarebbe però qui un certo pericolo nell'educazione civica e di far entrare attraverso questa educazione ideologie. Dunque, credo che l'educazione civica, io quando nella mia formazione ho studiato, a me piace tantissimo proprio tutto ciò che è la parte della società, della politica, dell'economia, come la società è costruita, quali sono i principi della convivenza, del rispetto, come è costituito il proprio Stato, la Costituzione di un paese, eccetera. Credo che questo è giusto. Bisogna evitare ideologizzare, cioè fare propaganda politica. Attraverso politica o di un altro genere, attraverso questa educazione civica. Che Che può diventare uno strumento può per diventare uno farlo. strumento di un partito, di un'ideologia, di una forma di pensiero che si vuole far introdurre attraverso questa formazione civica. Però di per sé mi sembra che sia una formazione doverosa. Allora, quali sono i processi educativi che possono aiutare a evitare educazione civica un po' ideologizzata? Allora, lì diciamo, i processi sono difficili, nel senso che di nuovo parliamo dell'obiettività. Noi dovremmo dare una formazione civica che sia obiettiva, che per esempio credo che una cosa interessante sarebbe che tutti possano conoscere la propria Costituzione del proprio paese, i grandi principi che stanno dietro la Costituzione, i grandi organi che legittimano una democrazia. Quali sono i principi della democrazia, perché questa democrazia è valida e perché abbiamo lasciato dietro altre forme di governo, eccetera. La Allora, storia. la storia è anche molto importante. Se noi troviamo documenti condivisi da una comunità civica e li spieghiamo, credo che si potrebbero evitare
forme di manipolazione di questa educazione. Quindi dovrebbe essere un soggetto della scienza, Sì. sicuramente. Scienze politiche, diciamo Scienze, tipo, anche sì. scienze politiche, però parliamo del livello delle scuole medie, Sì, quindi scienze molto. politiche però voglio dire applicate anche all'età delle scuole medie di 12-15 anni. Comunque i ragazzi in questa età sono molto aperti al sociale e vogliono capire anche, secondo il loro modo di pensiero, come è costituita la società, quali sono gli organi, quali sono Le le regole, la regole. divisione dei poteri, i principi etici su cui la Costituzione è sorta la storia del proprio paese, e se uno si trova in Europa, dell'Europa. Ecco, questo credo che sia importante anche. Che cosa ha da offrire una istituzione più di alto livello educativo come l'università, in questo caso Università Europea? Qual è il futuro dell'educazione, del livello alto? Allora, l'educazione universitaria credo che sin dalla formazione delle università, Padova, eccetera, ha avuto un ruolo molto importante sia nel mondo civile che nel mondo ecclesiastico. Una delle cose che le università hanno favorito molto è la propria autonomia di regole e di pensiero. Allora, credo che l'università, oltre a ciò che avevamo detto prima, dell'aiutare alle nuove generazioni ad entrare in un mondo professionale con una grande professionalizzazione, credo che deve dare la capacità di una libertà di pensiero, cioè poter usare la propria testa, aude sapere. E credo che in questo senso la Chiesa, che a volte è vero, nella storia ha proibito questa libertà di pensiero, capendo, interpretando male alcune regole che stavano dietro anche le stesse università e le forme di governo, però fondamentalmente in questo momento adesso rispetta le autonomie del sapere. E credo che l'università forma persone che sono capaci di pensare con libertà, però sempre una libertà che abbia come punto di riferimento la sincera ricerca della verità. Perché altrimenti una libertà assoluta senza freni crea una società prepotente di alcuni su di altri. E Anarchia. anarchia. Quali sono i rischi dei nostri tempi, in cui viviamo? Intendo la massa informazioni, internet, nuove tecnologie. Quali sono i Allora, rischi? proprio noi faremo l'atto di inaugurazione di questo anno dell'università su questa tematica, cioè come si situa il mondo universitario di fronte alla sfida del mondo digitale. Allora, io credo che questo mondo apre grandissime opportunità a tutti, però con le grandi opportunità ci sono anche alcuni rischi. Uno dei rischi, di nuovo, è la manipolazione, un altro dei rischi è la massificazione del pensiero, cioè che io veramente non penso con la mia testa, ma diciamo vado lì dove va una grande massa. E dunque credo che di nuovo la formazione etica e della propria responsabilità, della propria libertà, debba essere al centro. Io sono molto positivo e fiducioso in questo mondo del digitale, dell'internet. Crea capacità di relazioni immense, però credo che tutti, diciamo in questo caso anche adulti, giovani, dobbiamo formarci, autoformarci ad un uso prudente, saggio, coraggioso anche di questi mezzi. E l'opportunità per formarci viene anche dalla vostra università. Sì. Avete lanciato un corso di alta formazione sui temi, che temi saranno? Dell'intelligenza. Dell'intelligenza Allora, noi artificiale? abbiamo aperto e stiamo aprendo diversi settori, però uno dei settori è proprio l'intelligenza artificiale, che con le sfide che porta, nei settori giuridici ed etici che sono della nostra competenza. È vero, noi porteremo anche, ci sono dei moduli su aspetti più tecnici, proprio dell'ingegneria e
diciamo di questi settori più specifici, però quali sono le componenti del diritto che devono ricevere questo mondo nuovo, ma anche questo mondo nuovo fa delle domande sull'identità dell'uomo, chi siamo noi, qual è la differenza tra un uomo e Dell'individuo. una macchina, se la macchina è una persona. Ci sono grandi sfide come quella del transumanesimo che propone qualcosa che in questo, diciamo, io non accetto, però viene proposta. Secondo alcuni camminiamo verso in questa direzione di una perdita dell'individualità per la creazione di un grande software, diciamo, di una grande intelligenza quasi mondiale, però dove le personalità, noi, non ci saremo più. E qui tocco un tema che credo che sia molto importante di antropologia e il corpo. Cioè in questa prospettiva dell'intelligenza artificiale si perde di vista tanto spesso la corporeità umana. C'è stato un suo connazionale, Karol Wojtyła, che ha presentato una teologia meravigliosa del corpo. Io una dei miei corsi era E teologia lui faceva della... tanti allenamenti, Tanti era molto allenamenti, e sportivo. dunque qual è il valore del nostro corpo? Ma il valore del nostro corpo anche per la nostra intelligenza. Dunque, l'intelligenza artificiale, l'uso di tutto ciò che ci possa servire per migliorare la nostra vita, per renderla più felice, più cioè nel modo vivere nel modo migliore è giusto, però non possiamo perdere di vista la nostra realtà, la nostra identità, la dignità di ogni persona umana che non può sparire in una massa anonima, anche se massimamente intelligente. Dobbiamo usare le nuove tecnologie e tutto con responsabilità. Che cosa vuol dire questo? Che dobbiamo tenere presente non solo il nostro interesse, ma anche l'interesse degli altri. Cioè dobbiamo guardare agli altri. In questo senso, volevo dire una parola del Papa Francesco, che lui all'inizio del suo pontificato ha parlato molto di questa Chiesa in uscita, no? Cioè la Chiesa che deve uscire. Allora, molte volte noi dobbiamo uscire da noi stessi, cioè dal nostro interesse, per guardare il bene comune. E dunque credo che sia molto importante il valore dell'interesse personale è legittimo. Però non solo, dobbiamo cercare il valore della comunità, il valore di una nazione, del bene comune, che è un valore molto importante, a volte dimenticato. Posso chiederle una sua riflessione su questa frase? L'educazione educa alla sensibilità di essere parte di una comunità. Sì, allora è quello che stavamo proprio dicendo adesso. C'è una forma di educazione dove potrebbe dirsi. Noi formiamo la persona, formiamo la sua intelligenza, formiamo la sua volontà, formiamo la sua affettività, formiamo la sua emotività, eccetera. Però l'individuo. Invece noi siamo più che individui. Nessuno di noi nasce da solo, neanche al limite muore da solo. Se siamo qui è perché c'è una comunità che ci ha preceduto, sono genitori, eccetera. E per questo che la nostra università europea di Roma ha nel secondo anno un programma molto interessante, veramente innovativo. Adesso molte altre università lo stanno diciamo realizzando, è quello che si chiama la responsabilità sociale. Cioè i nostri studenti, anche con crediti formativi, devono fare esperienze di ciò che potrebbe chiamarsi volontariato, cioè di aiutare altre persone in modo gratuito. In modo di non aspettare nulla, sia bambini, anziani, immigrati, persone sole, persone abbandonate, persone che hanno problemi di un certo diciamo, non abilità, eccetera. E devo dire che questo, alla fine del curriculum dei nostri studenti, anche quando loro presentano un curriculum per trovare lavoro, è molto apprezzato, perché apre al senso della collettività, al senso della comunità, al valore che si chiama comunione, perché rischiamo, uno dei rischi della nostra società è diventare troppo egocentrici, e la comunione è alocentrica, cioè
Il centro è l'altro, non sono solo io. Un messaggio ai giovani. Che vuole trasmettere? Vorrei dare molta, invitarli alla, come dire, alla speranza, alla creatività, alla propositività. Cioè il giovane deve essere uno che prende le sfide con forza, con coraggio, con capacità di crescere e di credere in loro stessi, cioè in voi stessi, ma come diceva San Paolo, contro ogni speranza, cioè che gli aspetti negativi che esistono nel mondo, ancora sono in atto tante guerre purtroppo, i grandi conflitti, il tema dell'immigrazione, l'aspetto ecologico, le sfide dell'intelligenza artificiale, cioè li prendiate con un grande coraggio, cioè coraggio e creatività e idealità, nel senso di avere grandi ideali. Io credo che voi potete e dovete darci a tutti questo. Grazie padre, grazie per la sua magnifica ospitalità e la congregazione Preparazione dei legionari di di Cristo. Cristo. Grazie Vittoria a te per ciò che fai. A chi ha la pazienza di ascoltarci, che possano tutti ricevere di ciò che abbiamo detto, le cose più positive, che aiutano ad ognuno ad essere migliore, a rendere migliore il nostro mondo. Questa è la nostra visione. Bene, Grazie, padre. grazie, Grazie mille. grazie.